Il mondo dei pagamenti è in rapida evoluzione. Verifone sta portando avanti un'importante riorganizzazione nazionale e internazionale per seguire questi cambiamenti. Sì, come dice lei, i sistemi di pagamento hanno avuto un'accelerazione incredibile negli ultimi anni, data anche dall'innovazione nel mondo anche delle telecomunicazioni. Gli smartphone, i tablet hanno cambiato il mondo. Verifone non poteva che adeguarsi a queste nuove tecnologie, l'ha fatto in qualità di leader mondiale nei sistemi di pagamento. Si è trasformata anche da un'azienda, diciamo, legata molto a quello che era l'hardware, continuando l'evoluzione in questo settore, ma focalizzandosi sempre di più nella parte servizi. Oggi Verifone è un'azienda diversa che ha quasi il 40% del fatturato che proviene dal mondo dei servizi, quindi il mondo delle applicazioni e di tutto quello che sono i sistemi di pagamento legati a quello che è il web sta crescendo sempre di più all'interno dell'azienda. A livello mondiale siamo cambiati sia a livello di management sia a livello di modalità di approccio al mercato. Le linee di prodotto si sono evolute, abbiamo sempre le quattro principali linee di prodotto che sono il mondo dei POS sia mobili che desktop, sia il mondo degli unattended che si è sviluppato sempre di più, ma il mondo dei POS multimediali, quindi che possono riprodurre video e audio ad alta definizione e fare anche marketing in prossimità, e il mondo del mobile POS che apre a una pletora di nuovi servizi legati al mondo della mobilità e che chiedono anche partnership diverse rispetto a quello che era il passato del mondo dei pagamenti. In Italia, per chi ci conosce bene, c'è stato un cambiamento radicale dell'azienda, uno sviluppo e una focalizzazione del mondo delle nostre operation che sono cambiate completamente, e nella parte di sviluppo software sia legato a quelli che sono i dispositivi sia legato a quello che sono tutte le applicazioni che permettono di diciamo, eseguire il pagamento presso il merchant ma anche presso tutti quelli che sono i sistemi di pagamento in mobilità. Un esempio sono questi nuovi prodotti che abbiamo sviluppato, di cui abbiamo puntato molto. Abbiamo iniziato a sviluppare nuove applicazioni anche con nostre persone qua in Italia. Abbiamo una società del gruppo che ha sede a Palermo che spende la maggior parte del tempo nell'innovazione delle applicazioni legate soprattutto al mondo, proviene dal mondo della dematerializzazione dei buoni pasto, ma anche di tutto quello che sono le schede ricaricabili, le loyalty card, il couponing che oggi è molto sentito dai merchant, la possibilità di fare anche marketing di prossimità presso il merchant, che vuol dire che un cliente ha la possibilità di arrivare in un centro, in un negozio, ottenere un'offerta vantaggiosa direttamente gestita dal negozio e direttamente negozio, e infine poter magari non fare la coda e poter pagare direttamente dal proprio smartphone o tablet in loco. Questo è un grosso vantaggio per il cliente, un grosso vantaggio per il merchant che può sviluppare nuovi concetti di business, può crescere il business e addirittura è possibile, diciamo, fare offerte e profilare i clienti per opportunità future presso lo stesso negozio. Questa è una delle novità che avete presentato a Carte 2015, quali sono le altre? Diciamo il mobile POS, noi abbiamo varie ovviamente tipologie, ci sono quelli che possono leggere il barcode, quindi utili anche a dematerializzare quelli che sono che è il cartaceo, o comunque leggere il barcode e poterlo utilizzare come sistema di pagamento. Utilizzano varie tipologie di smartphone o tablet, quindi si adattano a vari servizi, possono essere utilizzati ovviamente stand alone, quindi pensiamo a una rete d'agenti, alla capacità di poter utilizzare, diciamo, un software che gestisca magari contratti o comunque applicazioni dedicate all'esigenza del cliente, ma che possa poi interfacciarsi direttamente col sistema di pagamento. Questo riteniamo sarà una delle rivoluzioni già partite, ma che nei prossimi anni cambieranno un po' il modo di pagare in Italia. E l'altro, diciamo, sistema di pagamento molto evoluto è quello dei mobile, dei POS multimediali, che hanno quindi un display molto grande, ma che sono da sistemarsi, diciamo, come interfaccia presso il merchant. Questi hanno all'interno un e-beacon, quindi una tecnologia Bluetooth che permette di interfacciarsi con il cliente finale direttamente presso il merchant. Questa è una rivoluzione, poter interfacciarsi e interagire col cliente finale in loco e gestire le varie applicazioni da ricaricabile, couponing, schede loyalty, che ormai diciamo, abbiamo il mondo pieno, ognuno di noi in tasca ha varie schede.
Questo secondo noi è l'evoluzione del mondo dei pagamenti. Come vede il mercato italiano? Il mercato italiano è molto potenziale, molto frammentato e legato a, diciamo, storicità in cui le applicazioni in questo momento non sono ancora sfruttate come vediamo il mondo degli Stati Uniti o in Inghilterra, ma sappiamo che questa realtà è già iniziata, sta partendo e vogliamo essere, diciamo, una delle aziende leader in Italia anche grazie all'esperienza che abbiamo fatto in giro per il mondo e quello che è, diciamo, l'esperienza di Verifone in quanto azienda americana leader mondiale in questo tipo di tecnologie. Per noi l'innovazione è una parola chiave che sarà per sempre legata a quello che sono i nostri sistemi di pagamento. Quindi quello che è il POS classico non viene abbandonato ovviamente, oggi il mercato italiano ha 1.600.000 POS installati e vogliamo fare la parte, diciamo, dei leader di mercato come abbiamo sempre fatto, ma sappiamo che in Italia abbiamo molto da fare per crescere e diventare, diciamo, il riferimento per quelli che sono tutti i nostri clienti e i nostri futuri clienti.